oggi per X Racer siamo a Fabbrica di Roma per la moto cavalcata dei Monti Cimini. Frena che è un amore, troppo. Siamo alla moto cavalcata dei Monti Cimini con uno degli organizzatori, Mauro Massari, per chiedergli le sue impressioni della giornata. La giornata si presuppone che sia migliore dell'altro anno, perché l'altro anno era molto peggiore come tempo, come condizioni climatiche. E speriamo che ogni anno vada sempre meglio. Siamo qui con Vincenzo Pierpaoli, pluricampione italiano Motorelli, e gli vogliamo chiedere, a lui che è un tecnico, proprio qual è la moto più adatta per questo tipo di manifestazioni. Ma secondo me per questo tipo di manifestazioni la buona e vecchia XR400 o la DR400 della Suzuki, la DRZ, o vedo molti TT350 Yamaha ancora. Secondo me per queste manifestazioni così amatoriali vanno più che bene, non sono performantissime però. Di 130 km, più di 200 iscritti per questa domenica fuori dal comune all'insegna del divertimento e della passione. Sensazioni fino a questo momento? Bellissimo, un mare di fango, c'è un po' di neve, però si viaggia bene. No, io comunque l'ho fatto tutto. È un pochino facile, onestamente. Si dicono che i pezzi difficili devono ancora arrivare. Speriamo. Finalmente troviamo un percorso difficile, il manto nevoso e le prime tracce dei motociclisti che si avventurano verso la salita. E X-Racer è lì a seguirli. Andiamo! Venite, venite! È dura la salita! Com'è la salita qui dietro? È durissima, troppo dura, è impossibile. Ecco, eccoli che si avventurano. Ripidissima, tutti appesi. Adesso è impossibile, perché sono tutti in mezzo, sennò ci si riesce a fare. L'avversità hanno avuto il meglio su di me. Si torna indietro, si cerca il primo pezzo per riprendere il pezzo di fuoristrada. Troppa neve, si cerca un'alternativa. Esatto, stiamo cercando un'alternativa. Allora, in bocca al lupo anche per l'alternativa. Grazie. Le dura, eh. Un saluto.